Ciao, sono Pietro Casu, presidente della USP di Cagliari. Volevo invitarvi domenica 31 marzo 2019 alle Vivi Città, che partirà da qui, Piazza Garibaldi a Cagliari, alle 9:30. Vivi Città è la corsa per tutti, è la corsa di tutti. Mi raccomando, vi aspetto assieme a tantissime persone. Vivi Città è la manifestazione, l'evento più importante della WISP, è la più grande corsa podistica d'Italia in contemporanea, in 60 città d'Italia e una quindicina città del mondo. Vivi Città è pace, solidarietà, sostenibilità ambientale e diritti. Anche quest'anno devolveremo un euro ai bambini profughi della Siria che scappano dalla guerra e si rifugiano nel primo avamposto del Libano. Vi sono alcuni bambini disabili che hanno bisogno di sostegno, pensiamo a loro attraverso l'acquisto di un piccolo bus che permetterà loro di favorire gli spostamenti e inoltre ci sarà anche della formazione per gli operatori che dovranno fare dei progetti di dancing rivolti proprio a questi bambini. Quindi il Vivi Città lo dedichiamo a loro e un euro della quota di iscrizione sarà devoluto per questo progetto del 2019. Salve, sono Andrea Culedu, responsabile grandi eventi Comitato Territoriale WISP di Cagliari. Sono qui per presentarvi la Vivi Città 2019, che quest'anno si svolgerà domenica 31 marzo con partenza unificata per tutte le sedi di gara in tutta Italia e nel resto del mondo alle ore 9:30, con partenza data dal classico ormai segnale orario del GR1. Quest'anno a Cagliari si innova, come nel resto dell'Italia, con percorsi su distanze dopo tanti e tanti anni modificate, quindi avremo un percorso per la corsa competitiva sulla distanza di 10 km e per invece la camminata ludicomotoria di 5 km. Ricordo che il percorso della competitiva sarà compensato nelle varie città italiane, quindi ogni città avrà un coefficiente di compensazione che permetterà poi di realizzare una classifica unica in tutta Italia e in tutto il mondo, per creare poi una classifica appunto unica tra tutti i partecipanti in tutte le serie di gara. Il coefficiente di compensazione è dato in base al profilo altimetrico che è stato misurato in ogni percorso gara certificato in ogni città e questo appunto permetterà di realizzare questa classifica unica e un'iniziativa unica del suo genere. Cagliari quest'anno porta anche altre novità. La principale è il ritorno a pieno titolo in centro città. Partiremo infatti dalla centralissima Piazza Garibaldi, recentemente ristrutturata, che ospiterà partenza e arrivo dell'evento. Sono previsti circa 500 partecipanti ai due eventi, dopo due anni di leggera flessione nelle partecipazioni dovuta soprattutto al fatto della decentralizzazione dell'evento che per motivi vari è stato spostato in periferia. Invece quest'anno contiamo di incrementare le partecipazioni grazie a questo ritorno al centro città. Ci siamo preparati alla grande per questo evento con anche grossi sforzi dovuti al rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti e le ultime modifiche apportate appunto dal decreto Gabrielli e da altre appunto leggi che sono state introdotte in questi ultimi anni per appunto organizzare gli eventi. L'iniziativa prevede poi anche un seguito nelle carceri. Cagliari si unisce appunto, aderisce appunto a questo progetto, facendo suo questo progetto e proponendo appunto il 13 aprile all'interno dell'Istituto Penitenziario Minolire di Quartucciu, per l'ennesimo anno, la sua presenza, realizzando appunto un evento per i giovani detenuti e quindi porteremo la visita anche per un pomeriggio diverso per gli ospiti dell'istituto penitenziario e per noi che saremo ospiti per una giornata all'interno delle mura del carcere, realizzando l'evento di visita appunto all'interno dell'istituto minorile di Quartucciu. Allora vi aspetto, mi raccomando, al Vivi Città il 31 di marzo del 2019. Vi aspetto in questa bellissima città. Vi ricordo che il Vivi Città è organizzato dalla WISP di Cagliari, con la collaborazione della Conad e il patrocinio del Comune di Cagliari.
Ah, dimenticavo, al Vivi Città vince chi c'è. Ciao!